Buon pomeriggio e ben ritrovati a Ci sto dentro live, è il nostro appuntamento settimanale, tanti spunti, tanti suggerimenti, tante dritte per vivere questo particolare momento. Ogni settimana con noi un esperto o un'esperta. Oggi parleremo di questa cosiddetta fase 2, fase 3, comunque la ripartenza e come sempre lo faremo dal punto di vista delle famiglie per capire come poter aiutare bambine e bambini nel modo migliore. E con noi c'è Francesca Antonacci, docente di pedagogia presso il Dipartimento di Scienze Umane per la formazione dell'Università Milano Bicocca, a cui diamo il benvenuto. Ciao Francesca. Grazie Ciao a tutti, ciao Federico, grazie di avermi contattato. a te. Allora Francesca, finalmente insomma si torna fuori di casa, si torna ad uscire, che insomma un'esperienza attesa. Un'esperienza però che si rischia di dare per scontata, nel senso che per bambine e bambini è semplice tornare al tutto come prima. Ma allora, semplice è una parola che per un bambino non andrebbe mai usato, nel senso che c'è una complessità nel loro sguardo che credo sia sempre da valorizzare per noi adulti, nel senso che quello che per noi a volte è lo sguardo frettoloso che abbiamo sulle cose, non è per nulla appunto il loro modo di guardare il mondo, perché anzi più spesso hanno una modalità di accostarsi anche alle cose più quotidiane, sempre con un atteggiamento meravigliato, di stupore o comunque con dei tempi diversi dai nostri. Pensiamo anche solo appunto a quando dobbiamo fare un piccolo tragitto e abbiamo con noi un bambino piccolo, no? Il tempo che lui ci mette per arrivare dipende da se incontra farfalle o dei vermi, no? Per terra sulla strada che attirano la sua attenzione. Per cui per un bambino penso che ritornare all'aperto, ritornare a fare una vita appunto fuori dalle mura di casa, debba riprendere un contatto con le cose, che appunto per loro è magico e quindi credo che avrà molto, da imparare, molto da esplorare ancora di più, proprio perché è portato naturalmente a lasciarsi stupire e a lasciarsi, anche implicare nelle cose con cui viene in contatto. Per cui io penso che noi adulti dovremmo perdere molto tempo in queste prime uscite con i bambini, nel senso positivo del perdere tempo, cioè stare molto dietro loro, seguire molto i loro tempi e lasciare che il loro sguardo abbia un ritmo diverso da quello della quotidianità. Avranno bisogno di riappropriarsi di tutte le cose più pratiche e anche quelle più ordinarie. Ecco, credo così. Poi ci sono bambine e bambini, ma anche preadolescenti, anche adolescenti, che hanno paura ad uscire. Ecco, come i genitori possono aiutare in questo i propri figli? Ma allora, io mi ricordo di un bel testo di Bruno Bettelheim, che è un genitore quasi perfetto, un testo della fine degli anni Ottanta, che credo che sia sempre da tenere sul comodino per un genitore. E appunto questo psicanalista raccontava che i bambini che avevano vissuto anche esperienze traumatiche, anche la guerra, avevano percezioni differenti della ripresa della cosiddetta normalità a seconda di come avevano vissuto in casa diciamo, la percezione del pericolo, della paura e della capacità di affrontare il rischio da parte dei genitori. Questa cosa mi ha sempre colpito. E quindi è una cosa che cerco di osservare sia nella vita che anche come pedagogista, cioè di trasmettere l'idea che il modo in cui un genitore, un educatore vede il mondo e trasmette la sua idea del mondo, la sua immagine del mondo, ha un'importanza fondamentale anche poi nel modo di percepire la realtà di un bambino. Per cui evidentemente un genitore spaventato, ansioso o arrabbiato o rivendicativo, no, trasformerà il modo di vedere la realtà dei bambini e lo modificherà, no? Lo plasmerà. Quindi è molto importante darsi anche un ordine interno e trasmettere un'idea più pacificata, no? Sia del fuori che della relazione con il mondo e l'esterno, proprio per dare fiducia, per dare speranza, no?
Francesca, durante il lockdown in molte famiglie sono cambiate le abitudini, sono cambiate anche le regole. Ecco, è un tempo secondo te che va rimosso? Cioè quello che è successo in questi 2 mesi va comunque cancellato? Bisogna tornare assolutamente a tutto come era prima? No, assolutamente. Credo che tutti abbiamo imparato molte cose da questo periodo. E a maggior ragione i bambini hanno imparato molto da questo periodo e anche gli adolescenti, nel senso che gli apprendimenti ovviamente dal mio punto di vista in quanto pedagogista sono sì gli apprendimenti che hanno avuto frequentando le scuole in queste nuove modalità eccetera eccetera, ma c'è un modo di apprendere la vita che è proprio passato attraverso una trasformazione. Cioè, vedendo trasformata la scuola, le amicizie, i contesti del movimento, il fare la spesa, il cucinare, gli orari dei genitori, questi sono un'uscita dalla normalità e dalla quotidianità che implica normalmente un apprendimento. Cioè, apprendo nuove strategie, apprendo nuovi linguaggi, apprendo un nuovo modo di fare le cose. Questo per me non va assolutamente sottovalutato. E certe forme anche di silenzio, o di autoprotezione che hanno avuto per esempio molto di più certi adolescenti rispetto a certi bambini, credo che sia anche un bisogno di prendere tempo per capire quello che sta succedendo. Io sono molto confidente che i giovani e gli adolescenti che hanno vissuto questa esperienza stiano lavorando internamente una risposta adattiva, una loro forma di resilienza a quello che sta succedendo. Poi che queste cose siano durature, cioè che perdurino nel tempo e abbiano la capacità di trasformare il carattere, questo dipende molto da tanti fattori, dal fattore individuale, dal fatto se i genitori intorno o gli adulti di riferimento hanno mantenuto e hanno sostenuto, no, questo loro bisogno, oppure l'hanno deriso, oppure li hanno solo attaccati, no, dicendo non fai niente, non reagisci, eccetera. Beh, dipende molto anche da tutto il contesto, però credo che un lavorio interiore sia stato proprio possibile a tutti, ecco. E quindi non credo che bisogni, che sia necessario tornare semplicemente alla normalità, ma sia possibile pensare proprio un modo diverso di affrontare anche le cose più piccole, anche la relazione con gli altri, che cosa vuol dire telefonarsi, che cosa vuol dire vedersi, che cosa vuol dire chiamare un nonno, una nonna, no? Cosa vuol dire aver avuto una perdita anche, perché ci sono tanti bambini e bambine che hanno avuto perdite e che hanno dovuto affrontare il lutto e la fatica magari della distanza, insomma, tanti apprendimenti, assolutamente. E poi c'è il ritorno all'aria aperta, no? Mi piacerebbe chiederti quando per un bambino diventa un'esperienza significativa lo stare fuori, e se anche il giardino, il parco, la passeggiata in un bosco sono momenti che possono diventare anche occasioni di apprendimento, e in che modo? Sempre, il fuori è sempre un apprendimento, è sempre un modo per imparare. Io ho la fortuna di condividere parte della ricerca del lavoro con una collega che si è occupata tantissimo di esperienze di educazione all'aperto, che è Monica Guerra, e che mi ha insegnato tanto sul fuori, ma in generale, anche occupandomi di gioco, mi sono accorta che il bambino proprio anela all'uscita, anela all'aperto, allo stare fuori, no? Perché la natura è diciamo il mondo per eccellenza, perché è il mondo che non è stato modificato dalla mamma, dal papà, dal contesto, per essere adatto al bambino, no? È il mondo più naturale possibile per come si dà, e quindi è un mondo che è aperto alla scoperta per sua natura, no? Mentre, non so, la casa non ha gli spigoli o è stata in un certo senso preordinata da qualcuno, e quindi si può imparare certe cose per come qualcuno l'ha organizzata, la natura no, la natura è, no, il mondo in cui noi siamo, e quindi in ogni istante ci sono mille cose da imparare: la crescita di un fiore, l'accostamento dei colori,
appunto nella costruzione di un arabesco piuttosto che una ghirlanda, l'accostare i sassi, costruire degli utensili, cioè per un bambino è sempre una meraviglia, perché non c'è nessuno che ha apparecchiato questo meraviglioso spazio di gioco per lui, no? Se non appunto la natura in sé, il mondo in sé. Quindi uscire è imparare. Portare fuori un bambino bisognerebbe portarlo senza giochi, bisognerebbe lasciarlo anche solo in uno piccolo spazio di verde, un bambino trova tantissime cose da scoprire, da fare e piccole creature con cui relazionarsi, dalla formica al fiore. Non è solo andare all'aria aperta, ma ovviamente in questi giorni si iniziano anche i primi incontri con gli amici o con l'amico o con l'amica, insomma sempre a distanza, sempre con le attenzioni dovute, però insomma si riattiva anche l'aspetto relazionale, no? nelle loro vite. Ecco, secondo te i nostri figli nelle varie fasce d'età anche sono pronti a questo? O è un'altra occasione, un altro ambito dove noi adulti, noi genitori dovremmo dare una mano a loro? Ma ovviamente dipende molto da caso a caso e da situazione a situazione, proprio perché, come dicevo, in alcuni casi certi bambini sono stati spaventati o comunque hanno una sensazione di vivono una sensazione di pericolo nei confronti dell'altro, no? Perché l'idea di questo virus che è invisibile, misterioso, piccolo, no? Che hanno magari percepito attraverso la televisione o i racconti dei genitori. Bisogna sempre pensare che i bambini ascoltano tutto quello che diciamo noi adulti, no? A volte io mi rendo conto che parlando con persone in presenza di bambini, gli adulti proprio non hanno la percezione che i bambini ci stanno ascoltando, si pensa di essere chiusi all'interno di una bolla e che i bambini vivano una vita loro, invece i bambini ascoltano tantissimo, i bambini e i ragazzi ascoltano tantissimo quello che noi diciamo, e quindi come noi raccontiamo il mondo e quindi anche come noi raccontiamo l'altro ha un impatto su di loro, quindi in alcuni bambini potrebbero essere spaventati, potrebbero aver paura di contrarre la malattia, di trasmetterla, anche di questa immagine, no? di questo virus così microscopico, no? Quindi di avere un nemico che non possono toccare, questa cosa può spaventare, cioè che non possono vedere, che non possono percepire con i loro sensi, può spaventare. E per molti bambini invece non è così, semplicemente perché hanno vissuto una situazione più diciamo veicolata attraverso dei racconti più tranquillizzanti e quindi non vedono l'ora di riabbracciare, no, il loro caro amico. Allora un suggerimento potrebbe essere per quelli più diciamo espansivi comunque di dare delle regole non tantissime e non contraddittorie, questo è importante, cioè non si può dire a un bambino non fare questo, cioè non si può dire a un bambino di non fare più di 3 cose secondo me in un pomeriggio. Perché oltre alle 3 cose, no, diventi la mamma del no, lo zio del no, no, il cugino del no. Per cui poche regole, ma molto, molto chiare e sulle quali non si può transigere. Questo per i bambini molto espansivi, diciamo, no? Quindi devi tenere, non so, la mascherina, devi non metterti le mani in bocca, non baciare, adesso ognuno troverà le sue 3 cose. E invece per i bambini più spaventati invece consiglio un'iniezione di fiducia e di coraggio, no? Cioè questo è il tuo amico, non è la malattia, non è il nemico, non devi avere paura, no? Perché quindi cioè, a seconda, no, della percezione che ha un adulto, sia un genitore ma gli adulti di riferimento, gli educatori eccetera eccetera, ci vuole proprio un po' di sensibilità, di lettura di come hanno vissuto i singoli bambini in questo contesto l'esperienza della separazione e del lockdown, e aiutarli a entrare nel mondo con delle strategie, delle misure efficaci ad hoc. Ecco, scusate, l'unica cosa, penso che un insegnante che aveva tutti i giorni i bambini in classe, no, e aveva una percezione di loro come gruppo, adesso non esiste più il gruppo, ognuno deve relazionarti con ciascun bambino con la sua peculiarità.
Hai citato la scuola, ci avviamo verso la fine dell'anno scolastico, dove appunto bambine e bambini non potranno salutare i compagni, gli insegnanti, il banco, l'aula. Ecco, anche qui ti chiedo un suggerimento, in quanto genitori bisogna far finta di nulla o comunque c'è qualche segno che si può fare, qualche strategia che si può adottare affinché anche questo fine anno scolastico sia significativo? No, non bisogna mai fare finta di nulla perché ancora una volta credo che i bambini e i ragazzi notino tutto e sappiano tutto, quindi non è che se non ci dicono qualcosa non l'hanno pensato, cioè non è che se non ci dicono mi manca la scuola, mi mancano i miei compagni, vuol dire che non è un loro pensiero, no? Magari lo stanno custodendo dentro di loro perché è troppo grande o è troppo doloroso. Allora credo tantissimo nell'importanza dei rituali nell'educazione e nei riti, perché sono diciamo le tappe che danno un ritmo all'esperienza della formazione dell'educazione, cioè che fanno sentire i bambini e i ragazzi dentro il ritmo del mondo, l'inizio della scuola, la sospensione per i periodi del festivo, poi le vacanze, no? Sono tutti i momenti, gli esami, sono tutti i momenti celebrativi, al di là del loro valore didattico, hanno un valore educativo importantissimo perché segnano delle tappe nell'esperienza e segnano le aperture e le chiusure, che sono fondamentali. Abbiamo visto come ci sono mancate tante volte le chiusure, no? Di certe cose, ovviamente nella parte più tragica, le chiusure dei rapporti, le chiusure delle relazioni, ma l'idea di poterle celebrare, cioè di poter dare loro uno spazio, un tempo e una parola e un'emozione, se possibile condivisa, è fondamentale, per cui trovare un momento con le varie piattaforme per vedersi tutti, salutarsi, fare un piccolo gioco, mandarsi un messaggio, sentirsi parte di un gruppo anche nel momento del suo scioglimento è fondamentale. Se poi è possibile darsi un appuntamento anche in un futuro non vicinissimo, dicendo poi ci troveremo e ci abbracceremo in autunno, in primavera dell'anno prossimo, non lo so, cioè è importante che loro abbiano una prospettiva di vicinanza, perché per un bambino è fondamentale l'idea di poter chiudere un'esperienza, no? Per poi poterne aprire un'altra, quindi la ritualità è decisamente uno dei cardini di tutti i processi dell'educazione. Bisogna farlo, bisogna sforzarsi, ma farlo. Apriranno invece i centri estivi? C'è uno spirito giusto, secondo te, con il quale accompagnare bambine e bambini, che immagino non sia quello del parcheggio estivo, no? Neppure quello della troppa paura o del timore che si vada incontro a chissà cosa? Certo. Allora, certamente i centri estivi saranno dei luoghi importanti quest'estate, e saranno dei luoghi che cercheranno di attrezzarsi nel modo migliore possibile per dare il massimo di sicurezza ai bambini. Dentro ai bambini, ai ragazzi, insomma, detto questo, non ci sono delle ricette precise, perché poi sì, ci sono i protocolli di sicurezza, ma poi l'importante è anche che ogni centro trovi la sua via giusta per trovare delle strategie che rendano sicure le famiglie e al tempo stesso consentano di fare un'esperienza significativa anche a questi bambini o ragazzi, altrimenti appunto, come dici tu, il rischio del parcheggio è molto alto. Quello che posso dire è che secondo me, se si decide di portare un bambino a un centro estivo perché se ne ha bisogno o perché si crede che sia venuto il momento, cioè bisogno sia pratico ma anche un bisogno che si sente come educativo, ricreativo e socializzante per i propri bambini, bisogna però farlo seriamente, nel senso che molto spesso delle contraddizioni che appunto gli adulti sentono dentro di sé e che non riescono a esprimere, per i bambini diventano deflagranti, cioè se io voglio mandare mio figlio, devo mandare mio figlio e ho paura di farlo, questo è il peggio, nel senso che il bambino sentirà
tutta la mia fatica, tutta la mia contraddizione, e si spaventerà molto di più perché non capisce da dove viene. Dice, ma perché? No, la contraddizione interna è una delle cose che i bambini sentono di più, no? Se una mamma adesso mi ascolta e pensa al momento in cui lasciava all'inizio nel nido, nella scuola dell'infanzia, suo figlio le prime volte, no, con quell'angoscia, con quella fatica, e ovviamente il bambino rispondeva col pianto e con la sofferenza dell'abbandono, no? Che era proprio una risposta alla sofferenza interna della madre o del padre o del cugino o dello zio che lo accompagnava. Quindi importante è capire che il modo con cui io porto mio figlio deve essere il modo che io gli trasmetto, in modo sia interiore che esteriore, devono avere una coerenza. Così si riesce a vivere tutti in modo, nel modo migliore. E ancora una volta, anche lì, il genitore porta con fiducia, a quel punto porti con fiducia. E le regole sono sempre tre, non tutta la mattinata o il giorno prima dire non fare questo, questo, quell'altro, eccetera, eccetera, perché poi un bambino non può memorizzare un protocollo di sicurezza, no, con il dito lì lo puoi mettere, ma non togliendo il guanto. Cioè, a un certo punto ci vuole fiducia e ci vuole una sorta anche di capacità di lasciare andare agli educatori e alla loro competenza e professionalità. Francesco, un'ultima domanda. Tu sei appassionata ed esperta di gioco, è proprio una delle tue materie di ricerca. Ecco, cambierà il modo di giocare di bambine e bambini e in che direzione, secondo te? Ma in parte è già cambiato, nel senso che ho visto intorno a me, un po' appunto perché mi occupo di questo a livello di ricerca, in parte anche perché lo vedo nella mia esperienza personale, vedo tante modalità nuove di gioco che i bambini e i ragazzi hanno imparato a sperimentare, in parte mediati dalla tecnologia, in parte anche solo giocare, ho visto anche giocare a Lego per telefono, no? Perché comunque c'è l'idea di un coinvolgimento dell'altro e di una partecipazione alle cose e al proprio gioco che deve essere per forza condiviso, deve essere raccontato. Quindi c'è una trasformazione sicuramente, ci sarà una trasformazione sicuramente, ma credo che questo periodo abbia anche fatto sentire alle persone un tempo, cioè la pesantezza del tempo, perché prima, presi dalla mille occupazioni della quotidianità con cui noi stessi adulti ci siamo riempiti e abbiamo riempito le vite, no, dei bambini e dei ragazzi, molto spesso non c'era neanche il tempo per giocare, no, nelle nostre vite, nel nostro quotidiano, perché avevamo da fare corsi, attività del doposcuola, lo studio, eccetera, eccetera. E, mentre adesso c'è stata proprio una nuova pesantezza del tempo, che vuol dire il sentire il tempo e la sua durata, no? Perché tutte le attività erano state interrotte. E il gioco credo che in molti casi sia stato un linguaggio importante per trovare delle modalità per stare dentro nel tempo. Io non dico perdere tempo, perché per me giocare non è mai tempo perso, è sempre un tempo guadagnato per la vita. Quindi stare dentro nel tempo in un modo significativo, in un modo con cui è possibile crescere, relazionarsi con gli altri, imparare, sfidarsi, emozionarsi, appassionarsi alle cose, no? Quindi se qualcuno ha usato questo tempo per giocare, cioè per riscoprire dei giochi che gli piacevano, rioccupare alcune sfere della sua vita con dei giochi, inventare dei giochi con gli amici, trovare nuove forme di gioco, penso che sia stato un guadagno straordinario, no? Ed eccezionale. Quindi mi auguro che permanga anche nel dopo. Ringraziamo davvero Francesca Antonacci per i suggerimenti, per le riflessioni e le suggestioni in questo appuntamento di Ci sto dentro live. Vi ricordo che potete seguirci tutti i giorni però sul nostro sito, dove troverete altri consigli, altre dritte. Insomma, tentiamo di stare con voi anche in questo periodo nuovo, un periodo di trasformazione, un periodo di cambiamento. Grazie davvero Francesca, buon lavoro. Grazie a te Federico e grazie a tutti dell'attenzione. Un saluto a tutti, l'appuntamento alla prossima settimana qui a Ci sto dentro live.